Vittoria convincente nella prima gara della serie di semifinale per l'Amen Scuola Basket Arezzo. Gli Amaranto di Serravalli si sono imposti 77-45. Fin dalle prime battute di gioco la SBA ha messo in difficoltà difensivamente l'attacco degli avversari. Dopo il 7-2 dei primi 5 minuti di gioco, Kirlis ha cominciato a colpire dalla lunga distanza, scavando un break per gli aretini, 22-9 al decimo. L'intensità dell'Amen non accenna a diminuire, Colle fatica a trovare la via del canestro, così le triple di Kirlis, 6 su 6 nei primi 20 minuti di gioco, permettono alla SBA di andare a riposo sul 47-21. La formazione ospite prova una reazione, Moroni e Capaccio provano a tenere in partita la propria squadra, ma il divario rimane ampio anche al 30esimo, quando Dolfi segna con continuità e siamo sul 66-35. Nell'ultimo quarto l'Amen amministra il vantaggio con coach Serravalli impegnato a gestire i minutaggi dei propri giocatori. Spazio anche ai giovani prodotti del vivaio amaranto con Bicchi e Calzini che segnano a referto. Alla fine il Palasport Estra applaude i propri beniamini dopo questo meritato successo 77-45. La legge dei playoff non permette distrazioni e mercoledì sera per gara 2 a Colle Valdelsa sarà tutta un'altra partita, con i senesi decisi ad allungare la serie davanti al pubblico amico. L'approccio a questa partita era molto difficile perché la squadra è ostica e noi tendiamo sempre in casa a prendere, come dire, non dico sotto gamba, ma insomma la testa del giocatore può cadere in questo tranello. I nostri ragazzi sono stati molto bravi oggi, ma veramente molto bravi a non farsi prendere da questa situazione. Quindi adesso andiamo a giocarcela a Colle, non è ancora finito niente, ricordiamo. Mi ha fatto molto piacere però vedere un po' di pubblico aretino, credo che sia stato anche un buon divertimento anche per loro, quindi da ora in poi sono battaglie continue. Il fatto di aver vinto di 30 punti non significa niente perché la pallacanestro è strana, quindi ancora concentrati fino alla fine, non ci dimentichiamo di l'anno scorso.